La notizia dell'arrivo di Quantum Break su PC in contemporanea con la versione console il prossimo 5 aprile ha scatenato una serie di reazioni da parte dei videogiocatori, possessori e non di una Xbox One. L'annuncio è stato accompagnato da un rumor che riguarda da vicino i fan di Gears of War. Quantum Break potrebbe infatti non essere l'unico titolo annunciato per il 2016 ad arrivare anche su PC. Tra questi vi sarebbe proprio Gears of War 4, che così come il titolo di Remedy Entertainment sarebbe accompagnato da una serie di features decisamente interessanti. Microsoft ha infatti annunciato il cross-buy per coloro che preordineranno la versione digitale di Xbox One fino al 4 aprile. Così facendo, i giocatori si ritroveranno automaticamente in possesso dell'edizione PC del gioco. Se ciò dovesse valere anche per Gears of War 4, i fan della serie avranno l'imperdibile occasione di vedere il nuovo capitolo di The Coalition al massimo delle possibilità grafiche. Oltre al cross-buy, Microsoft sembra aver deciso di rendere i suoi titoli anche cross-save. Le statistiche multigiocatore del proprio profilo e il salvataggio della campagna potranno così essere condivisi su entrambe le piattaforme. Ma la feature che più ci interessa è certamente il crossplay, ossia la possibilità per gli utenti Xbox One e PC di giocare assieme alle modalità multigiocatore cooperative e competitive. In questa prospettiva sarebbe necessario ovviamente prendere una serie di accorgimenti, per non complicare, per non dire rovinare irrimediabilmente l'esperienza dei giocatori. Innanzitutto sarebbe necessario creare delle playlist dedicate, con l'obbligo di utilizzare il pad di Xbox One e il blocco dei 60 fps su PC. Il frame rate è infatti un elemento cruciale negli scontri online, perché oltre a cambiare la percezione generale del giocatore, il sistema di mira e la velocità del gioco sono sostanzialmente differenti a 30 e a 60 fps. Differenze che invece giocando alla campagna o ad altre modalità multigiocatore cooperative come Horda non creerebbero difficoltà o svantaggi. La scelta di mantenere la campagna a 30 fps su Xbox One e il multiplayer a 60 continuerebbe a risultare dunque ottimale anche nell'ipotesi del crossplay. Quale sarebbe quindi il principale vantaggio per gli appassionati di questa saga? La possibilità di scontrarsi e cooperare online con una community di giocatori potenzialmente immensa, senza che venga loro richiesto alcun tipo di investimento, ma semplicemente connettendosi con la propria Xbox One ai server di Microsoft. Espandere la community in maniera così radicale porterebbe a nuovi investimenti nel competitive, a tornei ufficiali e di conseguenza a novità interessanti anche per gli utenti casual. Restano effettivamente da chiarire alcuni dettagli tecnici di questo nuovo progetto futuro di Microsoft, a partire dalla gestione dell'abbonamento Live Gold, che attualmente su PC è gratuito, mentre su Xbox One è a pagamento. Sottigliezze a parte, questo ipotetico scenario dipinto da Microsoft ci sembra estremamente accattivante per i videogiocatori. Anche neofiti della saga, che potranno conoscere i Delta con l'arrivo di Gears of War Ultimate Edition e continuare a giocare con il nuovo capitolo con la configurazione che preferiscono. Did you see that?